Benvenute anche oggi nel mio angolo creativo. Oggi la protagonista è questa canotta, molto molto semplice da fare anche per principianti, con questo cuore centrale che insomma mi piaceva, già ve l'avevo detto in anteprima, dopo aver fatto la borsa con le mattonelle a cuore, che volevo inserirla insomma in un capo di abbigliamento. Allora, per le misure, io adesso vi metto nel box informazione una scheda, quindi un'immagine che voi potete scaricare proprio per avere un aiuto sulle misure. Allora, per chi è un po' pratico, diciamo, di misura, può anche prenderla praticamente, quindi potete farlo in tutte le misure, perché la lavorazione di questa canotta consiste nel lavorare due mattonelle, quindi una davanti e una sul dietro. Solo per una andremo a lavorare il cuore centrale, l'altra sarà di colore neutro. Quindi basterà prendere le misure intorno al nostro giroseno, quindi il torace. Partendo, insomma, completiamo per sotto le braccia, insomma, quindi tutto il giro e dividiamo in due la misura. Oppure nel box informazioni, come vi ho appena detto, andiamo praticamente a scaricare quelle che sono le misure. Allora, io per il filato non ho potuto seguire letteralmente le misure, perché questo è un filato, vedete, spesso è una fittuccia. Che vi dirò, non mi, cioè, dopo aver finito il lavoro l'ho provata per la prima volta, non credo che riacquisterò perché slabbra tantissimo, è il King, poi nel box informazioni vi metto anche dove l'ho acquistata, slabbra veramente tanto e quindi non riesco poi ad avere l'effetto voluto. Siccome questa l'ho stretta di parecchio, cioè questa è una taglia S, calcolate che io ho seguito le istruzioni per una taglia S. Ma è stata indossata da chi porta la 48, quindi figuratevi un po', insomma, di quanto bisogna ridurre le misure per avere poi l'effetto ovviamente desiderato. È chiaro che questo si lavora con l'uncinetto 5,5, ecco perché la lavorazione viene più larga. Allora, detto questo, adesso vi mando l'immagine della foto che io metterò per chi vuole scaricare per avere l'aiuto di sviluppare proprio poi nella sua misura. E niente, io ho usato questi due colori di contrasto, ma è chiaro che potete farla anche a tinta unita o comunque come più vi piace. Questo tutorial è chiaramente un'indicazione personale di come sviluppare questa canotta. Voi potete prendere ovviamente degli spunti e creare quella che è la vostra versione. Detto questo, passiamo al tutorial. Per il nostro tutorial vado ad usare questo filato, vedete che è una fettuccia molto 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 leggera e si chiama King. In questo caso io vado ad usare il bianco e il corallo, è praticamente 60% cotone e 40% acrilico, ha un peso di 250 grammi, lungo 500 metri e qui dice consigliato uncinetto dal 5 massimo 7. Io adesso vado ad usare, vi faccio vedere io che cosa uso. Uso il 5,5. Ok, allora iniziamo la nostra lavorazione lavorando con il colore corallo un quadrato ovviamente più piccino che andrà a formare il cuore e con il bianco lavoriamo la maggioranza ovviamente della nostra canotta. Iniziamo la nostra lavorazione con un anello magico, quindi io metto la mia X, il filo corto e quello del gomitolo di qua, vedete? Entro al centro, mi aggancio e lavoro 3 catenelle. 1, 2 e 3 catenelle. Filo sull'uncinetto e lavoro 2 maglie alte. Ecco qui, una catenella per distanziare il lavoro e di nuovo 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Una catenella e di nuovo 1, 2 e 3. Una catenella, quindi 1, 2, 3 gruppi, lavoriamo il quarto, 1, 2 e 3 maglie alte e una catenella e chiudiamo il nostro
cerchio, in questa maniera qui. Adesso contiamo 1, 2, 3 e sulla terza catenella, vedete questa, andiamo a chiudere a maglia bassissima in questa maniera qui. Fatto questo, adesso dobbiamo andare a lavorare nei gruppi, vedete, di catenelle, quindi nello spazio dove si è formata la catenella. Io qui ho il primo spazio, quindi lavoro solo 3 catenelle in questa maniera qui, filo sull'uncinetto e dentro, vedete, al centro e lavoro 3 maglie alte, una catenella e di nuovo nello stesso spazio di nuovo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Non lavoro la catenella distanziatrice, quando il filato è molto grosso, è più grosso diciamo di quello del cotone, io non lavoro la catenella distanziatrice, voi valutate se per il vostro filato ne avete bisogno. Entro di nuovo, vedete, nello spazio e lavoro di nuovo 3 maglie alte, 1 catenella e di nuovo 3 maglie alte. A questo punto entro nel prossimo spazio e di nuovo 3 maglie alte, 1 catenella e di nuovo 3 maglie alte. Adesso arrivo dove praticamente io, vedete, ho iniziato, quindi una maglia alta sarà composta dalle 3 catenelle, quindi filo sull'uncinetto, entro all'interno dello spazio, lavoro 3 maglie alte, 1, 2 e 3, una catenella e lavoro 2 maglie alte perché la terza è già lavorata, 1, 2, 1, 2 e 3, questa è la terza catenella. Da maglia bassissima in questa maniera qui. Ecco qui che abbiamo iniziato e finito il nostro secondo giro. Adesso andiamo a proseguire sempre nella stessa maniera, nei punti centrali, quindi vedete solo in quelli centrali lavoreremo 3 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 3 catenelle, all'interno 2 maglie alte. Allora, vi ripeto questo particolare, io non realizzo la catenella distanziatrice nei punti centrali, ovviamente nell'angolo sì. Arriviamo nell'angolo, lavoriamo le nostre 3 maglie alte, una catenella ovviamente per l'aumento nell'angolo sempre lavoriamo la catenella e di nuovo 3 maglie alte. Arriviamo al centro, 3 maglie alte, di nuovo vedete nel nostro angolo e aumentiamo, quindi 3 maglie alte, una catenella e di nuovo 3 maglie alte. Quindi andiamo a proseguire lavorando al centro 3 maglie alte, in ogni angolo 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte. Arriviamo quindi, vedete, alla fine del nostro lavoro, alla fine della riga e chiudiamo a maglia bassissima sulla terza catenella. Adesso dobbiamo andare a proseguire per la nostra lunghezza lavorando sempre nei punti centrali 3 maglie alte, quindi questi aumenteranno ovviamente man mano che il lavoro cresce, ma in ogni angolo, quindi nei 4 angoli, lavoreremo sempre 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte. Quindi andate a proseguire
per la misura che vi ho spiegato che dovete prendere. Quindi, arrivata a quella misura, andiamo a proseguire e a lavorare l'altro colore con il nostro corallo. Io ho proseguito, come potete vedere, per la mia altezza desiderata, che è di 40 centimetri. Quindi, una volta che abbiamo raggiunto la nostra grandezza con il pannello bianco o comunque del colore uniforme, andiamo poi a realizzare l'altra lavorazione. Questo nel mio caso sarà il pannello dietro. Allora, per l'altra mattonella io vado ad iniziare il mio lavoro con un colore di contrasto, ovviamente con il corallo, ma voi potete decidere di utilizzare, insomma, qualsiasi colore. Inizio la lavorazione alla stessa maniera della mattonella bianca, lavorando una prima e una seconda riga. Quindi seguite il procedimento della mattonella bianca alla stessa maniera. Alla seconda riga andiamo a mettere dei marcapunti. Lo mettiamo al centro, qui vedete uno, e nei due lati sottostanti, quindi a sinistra e a destra. Ok? Io ho il mio filo qui, vedete? Quindi voi decidete, insomma, l'importante è che la posizione sia in questa maniera qui. Adesso io mi trovo così e dove ho i marcapunti devo cambiare il colore. Quindi adesso procedo lavorando le mie 3 catenelle. E proseguo la lavorazione alla stessa maniera della mattonella granny classica. Unica cosa, voi sapete che io quando lavoro con un filato molto grande non faccio la catenella distanziatrice nei lati, dove c'è l'aumento ovviamente sì. Arrivo nel primo aumento e lavoro le mie 3 maglie alte, una, due e tre, una catenella e di nuovo 1, 2 e la terza maglia alta la vado a lavorare diversamente perché devo andare a lavorare con il bianco. Quindi tolgo il mio marcapunti, quindi vedete sul punto centrale, filo sull'uncinetto, lavoro la maglia alta a metà. Quindi mi fermo così. Prendo il mio filo bianco, lo inserisco e chiudo col filo bianco. E adesso qui al centro vado a lavorare le mie 3 maglie alte, quindi 1, 2 e la terza maglia alta, arriviamo a metà, vedete, e chiudo con il filo corallo. E vado a proseguire fino ad arrivare all'altro marcapunti, quindi filo sull'uncinetto, entro all'interno e di nuovo una maglia alta, 2, 3, una catenella, 3 maglie alte e proseguiamo in questa maniera qui fino ad arrivare dove praticamente abbiamo l'altro angolo con il marcapunti. Quindi proseguiamo, lavoriamo le 3 maglie alte, la terza vedete sempre chiusa a metà, quindi chiudiamo a metà. Prendiamo il nostro filo bianco, io poi dopo vado a tagliarmi i fili ovviamente dietro, prendo il mio filo bianco, eccolo qua, scusate, ho sbagliato filo, e chiudo sempre così, alla stessa maniera, chiudo e qui dove ho il marcapunti lo tolgo ovviamente, vado a fare il mio aumento. All'interno. Entriamo e lavoriamo 3 maglie alte, 1, 2, 3, una catenella e di nuovo 3 maglie alte. Di nuovo qui lavoriamo 2 maglie alte. La terza la lavoriamo sempre a metà, vedete? Così. Adesso prendo il mio filo corallo e vado a proseguire con la lavorazione corallo, quindi chiudo così, dopo andiamo a sistemare i fili. E proseguiamo in questa maniera di nuovo, vedete? Arriviamo qui, 1, 2 e 3.
chiudiamo ovviamente sempre a metà e di nuovo prendiamo il filo bianco e chiudiamo. Filo sull'uncinetto, entriamo, 1, 2, 3 maglie alte, una catenella. Togliamo il marcapunti, filo sull'uncinetto, di nuovo 1, 2 e il terzo punto lo lavoriamo, terza maglia alta, la lavoriamo sempre a metà così, in questa maniera. Adesso noi dobbiamo andare a lavorare con il filo bianco, dobbiamo proseguire, ok? Quindi in questo caso, se voi volete proseguire con lo stesso colore o volete cambiare colore, nel senso che volete fare un cambio di colore, andate a cambiare il colore. A questo punto noi non abbiamo bisogno più di agganciare con il corallo perché dobbiamo praticamente proseguire con il cotone bianco. Quindi filo sull'uncinetto, chiudo il punto, entro, vedete, su questo primo punto. E chiudo a maglia bassissima in questa maniera qui. Quindi voi dovete avere questo risultato. Ovviamente adesso andiamo a sistemare i nostri fili dietro che non si devono vedere. Adesso non facciamo altro che andare a proseguire con il cotone bianco con la lavorazione classica. Quindi proseguo 1, 2 e 3, filo sull'uncinetto, guardate. Qui ovviamente lavorerò le mie 3 maglie alte al ritorno. Questa sarà la terza maglia alta, ne lavorerò altre due. Quindi entro all'interno e lavoro le mie 1, 2 e 3 maglie alte. Quando arrivo, vedete qui che ho l'aumento, di nuovo lavoro 1, 2 e 3 maglie alte. Una catenella e di nuovo 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Lavoro nello spazio, vedete, le mie 3 maglie alte. 1, 2 e 3. E proseguo così fino ad arrivare, vedete, dove ho iniziato. Quindi andate a proseguire lavorando sempre negli angoli l'aumento e nel lato 3 maglie alte. Arrivo, vedete, dove ho praticamente iniziato la lavorazione con il bianco. Lavoro le mie 2 maglie alte in questa maniera. E qui ho quella che è la terza maglia alta composta da catenelle. Quindi vado a chiudere a maglia bassissima in questa maniera qui. Ed ecco, guardate che ho formato il mio cuore centrale. Adesso noi non dobbiamo fare altro che andare a proseguire avendo le stesse righe della parte di dietro, quindi della mattonella del colore bianco. Quindi andate a proseguire e lavorate il numero di righe, ovviamente, che servono per la vostra misura. Allora, ragazzi, io ho proseguito, vedete, e ho terminato il mio pannello con il cuore. Questo è il risultato. Adesso vado a prendere le misure per proseguire ovviamente quello che sarà il davanti. Noi come lavoriamo adesso il davanti faremo alla stessa maniera anche il dietro. Allora io con i miei centimetri da tabella per una taglia piccolina come la S devo andare a calcolare 7 centimetri nei lati. E metto, vedete, il marcapunti. Nel mio caso io ho, vi dico anche a livello di lavorazione, c'è cioè un gruppo, due gruppi, tre gruppi. Sulla terza, vedete, catenella 1, 2 e 3 del terzo gruppo ho messo il mio marcapunti. Ok? Quindi praticamente 1, 2 e 3 è sulla quarta, in effetti, su quella che inizia del quarto gruppo. Quindi 1, 2 e 3 sul quarto gruppo, la prima catenella. E faccio, vedete, la stessa cosa anche di qua, 1, 2, 3, e sul quarto gruppo, la prima catenella, metto il marcapunti e inizio a lavorare la parte centrale alzandomi di 5 centimetri. Quindi
Quindi dove abbiamo il marcapunti lo togliamo e iniziamo la nostra lavorazione. Entro, vedete, proprio qui dove ho il primo punto, prendo il mio filo, mi aggancio, dopo ovviamente andiamo a nascondere i fili e lavoro le mie 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3. Adesso filo sull'uncinetto. Entro nel prossimo e lavoro 3 maglie alte, 1, 2 e 3 maglie alte. Quindi ho iniziato, vedete, la lavorazione in questa maniera qui. Adesso vado a proseguire fino al marcapunti come se continuasse la mattonella, come ho lavorato la mattonella. Quindi andiamo a proseguire 3 maglie alte, vedete, in ogni spazio. E proseguiamo fino al marcapunti. Arrivo, vedete, quasi dove ho il marcapunti, nello spazio prima lavoro le mie 3 maglie alte, 1, 2 e 3. E qui vedete dove ho il marcapunti, lo tolgo e lavoro una maglia alta. E quindi ho realizzato la prima riga. Adesso 1, 2 e 3 catenelle, giro il mio lavoro e lavoro le altre due, vedete, nello spazio sottostante, quindi 2 e 3. Adesso vado a proseguire nella stessa maniera, lavoro sempre 3 maglie alte, quindi faccio delle righe di andata e ritorno fino ad arrivare dove ho iniziato. Arriviamo, vedete, alla fine della seconda riga, filo sull'uncinetto, entriamo all'interno e lavoriamo le prime 2 maglie alte all'interno. La terza, filo sull'uncinetto, la blocchiamo sulla seconda, vedete, catenella della maglia alta, per così dire, e fermiamo il punto. Quindi piano piano, vedete, il nostro davanti sta crescendo. Adesso io vado a proseguire per altre 2 righe, che nel mio caso sono 5 centimetri. Voi da tabella, oppure se state seguendo le misure su una vostra canotta, andate a proseguire per le righe. La mia taglia, che è una S, dovete andare a realizzare 4 righe di 5 centimetri. Se usate un altro filato, 4 centimetri, ovviamente, probabilmente sarà 5 centimetri, scusate, probabilmente saranno più righe. Quindi andate a fare delle righe che equivalgono a 5 centimetri. Quindi vedete, io ho realizzato le mie 1, 2, 3 e 4 righe. Ok? Adesso mi trovo così, faccio un nodino, un cappietto così e chiudo il filo che poi vado a nascondere. Quindi questa sarà la lavorazione, che nel mio caso misura circa 5 centimetri. Allora, eccola qua, quindi 5 centimetri per una larghezza di 27 centimetri. Ok, questa è la misura, sarà la misura S, quindi una misura piccolina. Ora andiamo praticamente a lavorare le nostre bretelle, quindi quella che sarà per ovviamente tenere la nostra canotta. Allora, per la bretellina la misura sarà più o meno la stessa. Io sia a destra che a sinistra vado a lavorare 7 punti. Ok, quindi entro in ogni punto però a maglia bassa. Questo perché inizio, vedete, dalla terza catenella. Eccola qui, entro in questa maniera e aggancio, vedete, il mio filo e lo faccio col colore corallo, quindi un contrasto, e realizzo, mi aggancio così, vedete, più realizzo anche una catenella. Ho diminuito l'uncinetto di un punto, entro, vedete, nel prossimo punto e lavoro il secondo, il terzo,
quarto, quinto, sesto e settimo punto. Quindi lavoro 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 punti. Arrivati a questo punto, una catenella, giro il mio lavoro, la catenella farà da primo punto, quindi entro nel secondo, quindi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 nella catenella che abbiamo chiaramente realizzato. E ovviamente andiamo a proseguire una catenella, giriamo il nostro lavoro e di nuovo un punto basso in ogni punto basso sottostante. Allora, io in totale vado a realizzare 27 righe che equivalgono a 17 cm. Allora, la tabella porta 20 cm. Allora, nel mio caso io non ho realizzato i 20 cm perché questo filato è molto morbido. Quindi, affinché non slabri troppo, io vado a realizzare 27 righe che sono, vi ripeto, 17 cm. Voi più o meno regolatevi in base al filato, se seguire la tabella o ridurre di un pochino, però in genere con il filato si riduce un pochino. Quindi io vado a proseguire e faremo la stessa cosa ovviamente anche di là. Quindi una volta vedete che abbiamo raggiunto la nostra altezza, questo sarà il risultato. Andiamo a fare ovviamente la nostra bretellina sia a destra che a sinistra. Ok, adesso proseguiamo lavorando un bordo, vedete, tutto intorno così alla canotta, saliamo sulla bretella tutto intorno così a maglia bassa, ok? Quindi mi aggancio, vedete, col mio filo, qui ho, vedete, l'aumento, quindi entro dove ho la catenella. Questa è la catenella, allora vi voglio far vedere bene, entro qui e lavoro. Una, mi aggancio lavorando una catenella in questa maniera, entro, vedete, nel prossimo punto e lavoro una maglia bassa e lavoro una maglia bassa in ogni punto. Dopo ovviamente andiamo a nascondere le godine. Dove ci sono le maglie alte sottostanti è chiaro che il punto è più visibile. Ad un certo punto, vedete, noi arriviamo dove abbiamo nei lati le righe per che abbiamo realizzato di andata e ritorno. Quindi entro, vedete, in questo punto, magari nascondiamo anche il filo nel frattempo, intorno, vedete, alla maglia alta realizzo due maglie basse. Possiamo sia andare intorno che entrare al centro, vedete, questa è la maglia alta, io posso entrare anche al centro in questa maniera e lavorare due maglie basse, così, qui al centro lavoro un'altra maglia bassa e continuo così a lavorare intorno alla maglia alta delle maglie basse, questa è un'altra maglia alta, insomma vedete voi come preferite ovviamente agganciarvi. Adesso chiaramente qui ho la bretellina, quindi entro in ogni riga, vedete, e realizzo delle maglie basse. Entro in quest'altra riga e realizzo un'altra maglia bassa. E vado a proseguire in ogni riga. Quindi in ogni punto, vedete, in ogni riga realizziamo una maglia bassa. Andiamo a proseguire fino ad arrivare dove dobbiamo ovviamente girare. Quando, vedete, arriviamo in cima, entriamo in quello che è il punto, il primo punto basso della riga, lo evidenziamo, eccolo qui, e lavoriamo una maglia bassa. Io non faccio due maglie basse per girare, ma entro subito in quello dopo, così.
e giriamo intorno anche alla bretellina. Arriviamo qui, vedete, nell'ultimo punto, ovviamente di questa riga, e giriamo il lavoro così entrando nella riga subito dopo. Ed entro in ogni riga in questa maniera qui. Quindi andiamo a proseguire lavorando il restante delle maglie basse. Ci agganciamo anche qui a maglia bassa, di nuovo sulla bretellina a maglia bassa, fino ad arrivare ovviamente dall'altro lato. Quando arriviamo, vedete, alla fine, anche qui terminiamo la nostra lavorazione nella catenella, così nei lati ci saranno gli stessissimi punti, una maglia bassa e faccio un nodino così per fermare la lavorazione. Quindi adesso abbiamo, vedete, terminato. Abbiamo quindi, vedete, un bordo più definito, ok? Adesso andiamo a nascondere ovviamente i nostri fili e andiamo a lavorare l'altra parte in maniera identica. Una volta che abbiamo lavorato entrambe le parti, dobbiamo andare a sovrapporre le due parti dritto contro dritto, quindi in questa maniera qui, una sull'altra, così, e andiamo a cucire, vedete, nei lati, quindi in entrambi i lati. I punti saranno ovviamente identici. Dovete fare attenzione di non saltare nessun punto perché abbiamo gli stessi gruppi da 3 maglie alte, quindi sarà semplice cucire. Andiamo a cucire nei lati qui e cuciremo solo questa parte della nostra bretellina. Allora andiamo ad iniziare, vedete, proprio dalla parte dove abbiamo fatto il bordino, quindi sotto alle braccia. Qui abbiamo la bretellina, iniziamo da questa parte qua. Entriamo, vedete, nel primo punto sia di qua che di là e andiamo a cucire un filo un po' più abbondante che dopo andiamo a nascondere ovviamente anche i fili. Adesso qui abbiamo la prima maglia alta, entriamo, vedete, nei lati e di fronte sulla prima maglia alta, così. Quindi una cucitura semplice, sempre al fianco, guardiamo dove siamo entrate, entriamo nella maglia alta di fronte e così via. Di nuovo nei lati così e prendiamo di nuovo la maglia alta in questa maniera e andiamo, vedete, a proseguire facendo attenzione di entrare in ogni maglia e ogni punto in maniera frontale, quindi senza saltare nessun punto o ad entrare due volte nello stesso punto, quindi fate questa attenzione qua. Ecco qua, vedete. Quindi io entro sempre al fianco di dove ho lavorato il punto, quindi qui entro così e anche qui entro, vedete, prima nei lati e poi di fronte. Quindi andiamo a proseguire fino ad arrivare ovviamente alla fine del nostro pezzo. Arriviamo, vedete, alla fine, io il filo di qua, qui ho la catenella, quindi entro dove ho la catenella e di nuovo di fronte, vedete, dove ho l'altra catenella, in questa maniera qui. E lavoro l'ultimo punto, ok? Adesso non faccio altro, vedete, che fare in modo che non capiti questo. Ovviamente se ci piace possiamo lasciare anche un pochino aperto per fare insomma lo spacchetto dei lati. Quindi io entro di nuovo, guardate, in questa maniera qui attraverso la catenella e vedo di cercare di chiudere meglio la mia lavorazione. Poi salgo sulla prima maglia alta. Eccola qua e vado di nuovo a chiudere così. Quindi cerchiamo, vedete, di rendere dritta la lavorazione in questa maniera. E andiamo ad allineare la lavorazione. Ok, fatto questo, andiamo ovviamente a nascondere il nostro filo sempre frontalmente così. Ed entriamo all'interno per nascondere il filo. Poi dipende da che filo state utilizzando. Se utilizzate un filo più sottile, è chiaramente più semplice rispetto a me.
Ed ecco qui che abbiamo allineato la nostra canotta. Ovviamente andate a decidere voi che modello volete eseguire, se lasciare uno spacchetto che pure è simpatico. Adesso andiamo a fare la stessissima cucitura dall'altro lato. Quindi, una volta che abbiamo cucito nei due lati, adesso andiamo a cucire sulle bretelline. Allora, ne abbiamo 7 punti: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Entriamo chiaramente, vedete, nel primo e nel primo di fronte, così. Lasciamo un po' di codina perché dopo andiamo a fissare bene il punto. E alla stessa maniera, vedete, andiamo a cucire sulla bretellina. Niente di più facile. Ed ecco qui, adesso ovviamente andiamo come abbiamo fatto per il laterale a sistemare il punto. Quindi io entro così, guardate, e da quest'altro lato così, e vado ad allineare la cucitura. Nascondo ovviamente i fili all'interno e li vado a fermare e faccio la stessa cosa anche di qua. Quindi vedete, una volta che ho terminato la mia cucitura, sul dritto si presenterà così. Andiamo ovviamente a fare la stessa cucitura anche di qua.